Le sfere sono una parabola. Questo intanto già la forza, il coraggio, l'intelligenza. Non è un accademico, no? Un filosofo di strada, diremmo. Il filosofo di strada, quindi che non frequenta le accademie, eccetera, disegna. Ci avevano detto i postmoderni, gli Lyotard in primis, appunto, Lyotard aveva scritto la condizione postmoderna, Bordacci scrive la condizione neomoderna. Ci avevano raccontato che non si potevano più fare i grandi racconti, cioè non si voleva più disegnare una storia dell'umanità, una storia del villaggio globale. C'erano soltanto piccole storie, micro storie individuali che ognuno andava a raccontare in un talk show oppure in un'assemblea liturgica dove la predica diventa una psicanalisi di gruppo. Ti racconto la mia esperienza, frammenti, piccole storie, non c'è più. Allora subiamo la Bibbia, non c'è più la possibilità di ridisegnare una storia della salvezza, per esempio. Beh, Slodega, che è non credente, abbastanza convinto, poi bisogna sempre prendere quando dice che è credente, quando dice che non credente, sempre dubitare, ma come dire, affronta questo divieto, trasgredisce il bello delle norme e che possono essere trasgredite. Allora, che fa? Scrive una storia dell'umanità a partire da un'analogia con le nostre storie personali, esistenziali, individuali. E scrive questi grossi tre tomi, le sfere, che sono le bolle, i globi, le schive. Bolle, globi, schiume. Nel tempo materno siamo in una bolla. L'umanità è stata in una bolla. Nella bolla della fantasia, nella bolla del mito, nella bolla del sacro, dei popoli che ci hanno preceduti. Pensate alle raffigurazioni anche sacri che si trovano nelle caverne. Ecco, a un certo punto la bolla si rompe, cioè si nasce, ovvero si muore, si comincia a morire, ed è sempre drammatica la nascita. Quindi è una separazione da questo universo fantastico, da questo sacro che ci circonda, per cui ecco ci meravigliamo di tutto. Il sacro ha bisogno della meraviglia per esprimere. La bolla del grembo materno, che vale per noi e vale per l'umanità, viene sostituita dal globo, dai globi, che sono, diciamo, le ideologie, le religioni, le appartenenze, no? Queste strutture, diciamo, che l'uomo va ad abitare per dare un senso alla sua esistenza. E per essere comunque protetto, come prima veniva protetto dal tempo materno, ora viene protetto dall'ideologia, viene protetto dal partito, viene protetto dalla Chiesa, viene protetto da strutture solide, globo. Queste strutture solide si frantumano, ma non solo a liquefarsi contro Bauman, ma diventano schiume con dei grumi. Questi grumi sono i fondamentalisti di oggi. Grumi di resistenza identitaria che si combattono, che si uccidono. Perché per affermare la mia identità devo negare la tua, devo sopprimere la tua, non solo fisicamente,
culturalmente, per esempio. Ecco, questa società schiumosa e piena di grumi è il nostro ambiente. Allora, che significa l'identità cristiana, l'introduzione al cristianesimo in questo tipo di società? Nell'oggi, nella storia,